Eccoci qua, ciao a tutti, 49esima diretta. Noterete subito che non c'è l'amico Bruno Di Folco. Fino all'ultimo abbiamo provato a trattenerlo con noi, ma un'operazione di cataratta invece non gli ha fatto vedere la luce del giorno. Allora, era da tempo che volevo fare questa puntata, non tanto per gli amici che ho convinto a venire, ma perché non c'è Bruno e finalmente posso sparare tutte le minchiate che voglio questa sera. Tanto saremo pochi, adesso saremo seguiti da pochi spettatori perché sono tutti impegnati a vedere la Juventus che sta per incominciare e il Milan che sta per finire. Quindi, per questo motivo, con noi quattro interisti, nell'ordine. Dalla Svizzera, lo scapigliato Marco Lucini, detto PT Ciao. o Lucetti, torna con me che funge da valletto questa sera No, il Kicker. Valletto è, scusa, Vassallo Valletta. semmai, dai. Il King Flavio Maietti, che è stato in una delle prime puntate di queste trasmissioni. Paolo Bargagli, anche lui, è già stato con noi. E poi dopo, per la tutela legale, per le cose che purtroppo prima o poi ci scapperanno involontariamente, abbiamo con noi l'avvocato Lorenz Tarabia, Ciao, ciao. che speriamo di coinvolgere un po' di più che non nel pre-live, dove ha detto tutto il King, vero? Quindi. Scusate, posso? Chiamo il personale. Sandra, potrei avere qualcosa da bere per piacere? Sono in diretta e non posso alzarmi. Dai, scattare. Va bene, King, puoi cominciare tu a coinvolgere chi Ho già vuoi. coinvolto mia moglie, più di così, Non sento adesso. il King, Alberto. Non senti il King? No, sento bene Coca. te. Allora, il King, allora ci sarà un problema fra te e il King, non lo so, forse siete di fazioni diverse. Non... Mi doveva un po' di soldi, ma mi sembra che li avesse saldati, quindi non dovrebbero esserci problemi aperti. Però Cos'erano vecchie partite di poker? sì, però Scusa, si è messo in avvocato, pari, però possiamo non lo so. parlarne? Possiamo parlarne? C'è ormai la Certo, prescrizione. come no? Ma anche se non c'è la prescrizione, se ne parlate, è sempre il lavoro che arriva. Ah sì, ecco, in quel È senso lì, ovvio. va bene. Allora, niente, di che cosa vogliamo parlare? Perché non essendoci Bruno, io faccio il brillante, poi però senza Bruno, non è Io che ho... vorrei approfittare di questa occasione per chiedere ufficialmente, una volta Prova a per togliere gli tutte, auricolari. con la presenza È un bel chi dell'avvocato, se ne frega, non lo diciamo. Ah sì, dai. al King voglio chiedere, davanti a tutto il poggismo italiano, se la pistola che mi ha puntato sul podio a Trieste per la finale dei campionati italiani seconda era carica oppure no. Ora Ma dillo davanti a tutti. allora, non ricordo, però se fosse stata carica non saresti in trasmissione stasera, di conseguenza vedi te. Ok, allora non era carica, va bene. Allora non era carica, ma scusa, ma di che partita si trattava, scusa? A Trieste nel 77, scusate che L'altro salute, ieri, salute. praticamente. Eccolo, anche bene. No, personale, gli ho dato anche 10 euro, vedete? Nel 77 vincevamo 1-0, 19-13, io e Nazari. Il grande Do. Pensavamo già alla fotoricordo, come mi pettino, come mi metto, che maglietta metto. 21-19 per loro il secondo set, 10-3 per loro il terzo. Cioè, una catastrofe. Una catastrofe. Sì, Ma ci sarà poi... stato un momento della partita dove ha girato la partita? Ah, C'è lì lo sa il stato. Marco, lo sa il Marco. Sì. 19 a 13 ci hanno cacciato in transenna come al solito. Eravamo barricati, io e il ragionier Marone, sull'ennesima schiacciata. Io ho alzato la palla alle stelle. La pallina ha preso la retina ed è caduta sullo spigolo. Ed è famosa la frase del ragionier Marone che ha detto: è il segno di Dio, stai duro. E questo è stato il 19 a 14.
E da quel momento lì si sono un po' incasinati. È lì, Marco, che hai detto ragioniere, penso di amarla? No, no, questo è avvenuto dopo, e lo sa Paolo. Comunque, per chi non lo sapesse, quando siamo saliti sul podio per ritirare lo scudetto, io mi sono sentito alzare la maglietta dietro, un oggetto tondo, freddo, puntato alla schiena, e ho capito che era la pistola. Era una pistola, se era caldo, era pistola della Nazza in mano al King, e non ho mai osato chiedere se era carica o no. L'ho fatto stasera davanti a tutti. No, no, ma comunque io veramente per un mese mi sognavo che c'era la premiazione, andavo sul gradino più alto, arrivava Marco e mi diceva scendi, che sono, e mi svegliavo tutto sudato. Cioè, un incubo. Fortuna beh, tre anni dopo poi li avevamo messi a posto, ma Non ti sei rivolto ad un avvocato, King, no, per riavere quel titolo? No, in quel periodo lì con Tarabia non avevo un grosso feeling. Sì, ti sento bene, Paolo. Prova a uscire un momento perché sento ancora solo te e stanno parlando solo gli altri. Strano, vero? O parli perché solo te, come ai bei tempi del caffè. Del caffè, perché Rosario non beve più il caffè se io non parlo. Prova a uscire un momento, va bene? Va bene, vai. Vediamo dove rientri poi, eh? Vabbè, Paolo è tutta sera che entra e esce. Senti, ma invece tu, Luca, hai fatto doppi con questi soggetti qua nella tua carriera pongistica o no? Perché poi dopo anche te non è che sei stato un giocatore tanto da meno, perché io mi ricordo che abbiamo giocato contro la mia società, anzi ci hai battuti in un campionato. Ah, qui c'è anche la famosa storia che abbiamo anche Marco, un aneddoto falso che è andato avanti, una credenza popolare che è andata avanti per tanti anni quell'anno. Assolutamente vero, quella volta vi siete venduti la partita. No, no, no. Allora ricordiamo, 92-93, l'Edera Forlì vince il campionato, secondo arrivò il Parma di Jose Ur, noi facemmo lo spareggio contro la Sestese di Del Tomba, Enrico e Zhang Wusheng, e c'era un posto solo e salimmo noi con Van Zenguan, Giardi e Stefanelli. Allora, e poi il Manne venne a giocare da noi l'anno dopo. Però successe che il quarto giocatore era Livio Gellini, che era abbastanza arrabbiato perché giocava un po' meno, e non venne alla partita. Giardi, quando arrivammo a Monza a giocare contro il Villa Monza, non mi ricordo come si chiamasse la squadra di Amici di Antonio Villa, erano Sinkevic, Tarabia e Casini. Andammo a giocare con Giardi, che tirò fuori le scarpe dalla borsa e disse che erano quelle di Stefanelli, e quindi giocò con le scarpe due numeri più grandi e giocò male, perse contro il bloccatore legale, e dopo ci accusarono di aver perso. Il bloccatore legale sarei io? Sì, sì, sì. A me risulta che tiri, anzi. Se mi metto a bloccare perdo anche con mia mano. Ah sì, ecco, allora mi ricordo mio male la partita, ero interessato. Ecco, e questo me la dice lunga sul fatto se quella partita lì era normale. No, perché? Ha vinto la Tarra bloccando, che è l'unico in Italia che blocca peggio di me, Cicci, ricazzo, e ha vinto bloccando, penso, con un toppatore. Con uno allora, che di mestiere faceva il top, vedete voi? Come Giardi, che toppava e basta, faceva solo il top. Appunto. Io però, cosa devo dire, mi ricordo così, siccome il Marco qui presente con Tinelli e il ragionier Marone giocava nel Milano, giocavamo al circolo del tennis che da Paolo, mi pare, vero? No? Sì, sì. Ma spero vi ricordiate anche la modalità con cui si giocava, no? Siccome erano oramai 7-8 anni che ero un ex, noi sì, ci organizzavamo così: andavo a fare un incontro di singolare e un incontro di doppio a tennis contro Paolo e Filippo Ingraffia, poi finivamo il tennis,
cambiavamo solo le scarpe, andavamo nella palestra in fondo e facevamo l'incontro di ping pong senza riscaldamento, arrivando dal campo da tennis. Non potevate mica pretendere di salvarmi, scusa. Quello che dovevamo vincere l'avevamo vinto, se non perdevate l'incontro eravamo salvi. Ma giocavate d'estate o d'inverno? Perché senza riscaldamento è un casino, eh? Mosce. Ho capito mosce. Adesso, scusate. Mosce, cosa vuol dire mosce? Perché molti... No, dai, attenzione, perché i vostri amici sono qui presenti tutti quanti. Ah, non si può larpare in gorge qui. Non si può larpare in gorge. Mi ha spiegato il King, che è il pupo, perché voi qui vedete che sotto scorre la barra, voi vi abbiamo definito i chiove del pupo. Torce. I vecchi amici del pupo. Chiove però è in gorge, vuol dire vecchio, perché ci sono delle regole che però il plurale non esiste in questo particolare. Cioè è l'articolo che determina il plurale o il singolare. Ecco, però cioè, il pupo l'aveva un po' storpiato il gorge, no? Lo parlava era un nerote, vedi te. Come dicono a Milano, dopo Porto Romano è tutto eroni, Perciò... Ecco, perché tu... va bene, e quindi noi abbiamo perso quella volta lì una partita che per voi risultò decisiva. Poi voi al ritorno a Forlì veniste con Zanellotti, schieraste Zanellotti, quindi perché andaste tutti al matrimonio del Tato Tinelli. E quindi andò così. Vabbè, ragazzi, ci abbiamo già finito gli aneddoti, una domanda anche a Luca, non è una domanda tu per qualcuno di loro, no? Io? Ma... Vuoi costituirti parte di lui? No, volevo chiedere al King, no? Se... Ho già capito. Com'è stata la nostra prima partita? Allora, io vedo... No, siamo incontrati, partita, io e siamo incontrati. Io non sapevo neanche chi fosse, vedo sto ragazzino che... Dico, vabbè, un carciofo, invece giocava bene, no? Giocava bene. Ed eravamo, non so se alla bella, 1-0 per lui, 1-0 per me, adesso non mi ricordo. No, eravamo 19 pari alla bella. Ah, no? ecco, sì. Ah, però. E, ero già incazzato perché non si vedeva, poco. E allora io ci vedevo. Già allora. Sì. Ecco, beh, insomma, fatto sta che io serve lui, adesso non mi ricordo. Enet, non so se io ho alzato la pallina, cosa ho fatto, insomma, questo qui fa punto e l'arbitro, io dico Enet, e l'arbitro dice no, io non l'ho visto. Lui non dice niente, cosa faccio? Preso la borsa, è andato fuori il coglione, cosa devo fare? Non era 21, era 20, sono andato via. Eravamo 19 pari, no? E devo promettere che io ero un ragazzino, no? E loro erano poi i miei miti, no? Capito? Lucini, Bargagli, Mazzari, Maietti. Gioco contro Maietti e venivo 19 pari alla bella. Non so chi serviva, se io o lui. Lui ferma la pallina e alza la racchetta e dice qualche cosa che io non ho capito. L'arbitro gira il punto per me e lui non ha fatto neanche, è durato 2 secondi, ha preso la pallina, la racchetta, ha detto ciao, vado. Insomma, siete ancora amici, siete rimasti. E lì ho pensato, bell'arpisto. Ci siamo stati sul cazzo per non so quanti anni, poi io dopo poco ho smesso, no? Ma perché? Scusa, perché? Ma... perché ho fatto uno sport più maschile. Scusa, ma ce lo puoi spiegare quale sarebbe lo sport? Più maschile del ping pong, con tutti gli urli che facciamo noi. Facevo bodybuilding, non è che facevo... Bodybuilding però, cioè, non bisogna prendere le sostanze legali per avere successo nel bodybuilding. Le sostanze legali o illegali? No, bisogna prenderle illegali per poter avere un... Se no ti fanno scoppare il palco, se non le prendi. Ma ti fanno spolverare gli armadietti. Adesso siamo saltati di palo in frasca
E quindi, però io so che tu adesso non nascondi neanche questa cosa qui delle sostanze non esattamente permesse per fare... Le prendevo io, se saranno fatti miei, no? La salute era mia, i soldi erano i miei, che cazzo vuole la gente? E nelle tasche di chi finivano? Paolo! Ma Paolo non sente? No, no, io sento bene. Questa, la, se ha voglia, la deve raccontare Flavio, però io sono andato a vedere la sua prima gara, non a lo vedevo. A Cinisello. A Cinisello. È successo che lui ha cominciato a fare culturismo, prima giocava a ping pong, quindi ogni tanto ci sentivamo per telefono, però non ci siamo visti. Finché non ci ha invitati a vedere la sua prima gara a Cinisello. Arrivo lì, il King prima era normale, pesava, non lo so, quanto, 70 kg King? 73, 74. E a quanto sei arrivato? Ma poco, 82, 83, in quella gara lì ero 82, perché ero nato in quella gara lì. Però era nato. No, quella gara lì sì. Non potevi bombarti. Comunque, 10 kg... Ma in realtà di muscoli saranno stati 15, perché non aveva per nulla massa grassa, era solo massa magra. Il King era tinto, biondo forse? No, nero, perché non volevo guadagnare punti per via che magari dicessero: ah, guarda, è anziano, mandiamolo avanti. Ho tinto i capelli, sembravo Macaluso Vincenzo. Sembravo un mafioso, nero. Baffo nero, avevi i baffi allora, no? Baffo nero, cappello nero, cioè un deficiente. Era enorme, tutto unto, quindi era tutto unto, no? Perché si era spalmato l'olio. Il mallo di noce. Sì, una volta si metteva il mallo. Il mallo di noce. Non me ne intendo così tanto. Comunque mi ricordo che alla fine... c'è stato sul podio, erano i primi sei forse. Sono arrivato quarto. Nella finalissima in sei, e c'era la giuria che doveva decidere, e quindi questi sei, tutti con un costume praticamente, un costumino, nudi, tutti unti, e la giuria, c'erano questi signori, tutti serissimi, pensierosi, che dovevano decidere chi dovesse vincere, e dicevano tipo numero 4 fai un passo avanti, e la cosa bella è che faceva un passo avanti per farsi vedere, ma il King anche lui continuava a fare i muscoli, a fare le facce, i muscoli, certo perché se ti vedono che sei rilassato dico: ma che cosa è venuto a fare questo qua? Perciò tu devi sempre stare bello in tensione. Quindi lui portava via la scena? Sì, no, sì, è sì. Normale, no? Perché questo qui è un Vincenzo, ma mai visto. Ma non c'era. Ma quando dicevano numero 4, un passo avanti, come nel film, no? I soliti sospetti, come negli interrogatori. Quando faceva un passo avanti, un passettino di 20 centimetri avanti, e timidamente faceva vedere un bicipite, e il King faceva un passo di un metro avanti e faceva vedere il polpaccio. Faceva vedere la cassa toracica, che diventava sempre più enorme. Beh, comunque arrivai quarto. Sì. Ok. Però praticamente alla fine non avevi cominciato a spendere il tuo denaro in sostanze stupefacenti. Sostanze stupefacenti è un altro discorso, sostanze dopanti, stupefacenti. Vabbè, ascoltate, qui comunque non esageriamo, perché ci siamo portati il nostro amico che ci tutela, però non vogliamo poi tornare ai tempi in cui in realtà ci è dovuto intervenire veramente, no? Perché dai, siccome è già successa questa cosa... No, mica che... Ho sentito suonare, mica che la madama sotto, che sotto casa sono già venuti a prendermi adesso. No, è la nana che è venuta a prendermi, non la madama. Hai capito? Racconta, quindi... Flavio, se no chi non conosce la storia non capisce. Vabbè, allora...
il prodotto migliore senz'altro per andare in gara tirato senza perdere muscolo e così è l'ormone della crescita, no? Che danno ai nani. Insomma, fatto sta che uno in palestra mi dice: io conosco una che ti può far avere il prodotto a poco prezzo, insomma, mi metto d'accordo con questa qua e lei mi dice: sì, io ho una figlia nana e ce l'ho al tal prezzo, no? Dico, se ne piglio di più, dico, beh, ti faccio spendere meno. Beh, cioè, in parole povere, la figlia è rimasta nana e io sono andato 94 kg in gara con 3% di grasso. Ho vinto due titoli italiani. Ecco, over 40. Grazie, over 40. Eh? E la mamma della nana è diventata ricca, girava in Mercedes la nana della mamma della nana. Un altro po' se andava avanti a far gare, un altro po' si trasferiva in Svizzera anche la nana, la mamma della nana. Senti, ma prima avete accennato alla causa legale, quella dove sono stato citato anch'io? Penso che sia qualcosa di simile, però lì non so, perché tu eri stato citato, ma non era perché ti eri allora testimone, non è mai venuto. No, non sono mai venuto perché hanno rinviato, perché tu mi hai detto che c'era l'accompagnamento coatto. La prima volta ho fatto il furbo, esatto. Ho detto che avevo un impegno. Comunque la mia, diciamo, conoscenza della storia è che un giorno mi arrivi in ufficio una citazione del tribunale di Varese e io mi sono preoccupato moltissimo perché non mi era mai capitato. Tu eri preoccupato perché quel giorno lì eri in ufficio, per quello che eri preoccupato. Io ero preoccupato. L'unico giorno che vai in ufficio. Perché praticamente mio figlio, prima gara, presente chilogrammi 82, ha scritto. Ecco, ah, ok, lì. C'era anche Gigio, È un idolo per il bar. Anche Salumiere. Non so. Duilio Giacomelli, Salumiere di Ponte di Legno. Dai, dici, Paolo, quindi? Quindi praticamente mi ha poi chiamato l'avvocato Luca Tarabbia dicendo che c'era questa causa, perché cosa? Diffamazione? Era un processo per diffamazione nei confronti di un pongista, un allenatore, diciamo. Sì, un elemento di un dirigente. Un elemento del mondo del tennis tavolo. Esatto. Quindi gli ho chiesto, sì, racconta un po' la vicenda. Ma la vicenda è che era uno che si sentiva offeso da alcune frasi che questo personaggio gli aveva rivolto, no? E quindi l'aveva denunciato, il processo si era fatto a Varese e c'era poi soprannomi, soprannomi come quelli che abbiamo tutti, dai, non è... Sì, certo. Infatti è successo che Luca mi ha detto: guarda, ti ho citato come testimone perché ho chiamato specialmente persone non lontane da Varese per evitare anche trasferte particolari. Io subito gli ho detto: ma io posso fare il borfu e non venire? E lui mi ha spiegato che c'è l'accompagnamento coatto, cioè se tu testimone una volta dici che non vai, la seconda ancora, poi ti vengono a prendere i carabinieri. E ti ci portano, E ti a me è capitato, Addirittura? Sì. Ecco, però io gli ho chiesto: ma scusa, cosa posso dire io? E lui mi ha spiegato, eri l'avvocato difensore, giusto? Possiamo anche dire chi era l'imputato? No, si può. No, non si possono fare nomi, né imputato né persona offesa. Ok, comunque l'imputato... Ma la persona offesa come parlava? Parlava un po' così? No, aveva un accento molto più nord-est. Comunque sia, mi ha detto: guarda, come parlava chi? Devi... Parlava così, parlava. No. Parlava così. Ah, basta. Mi ha detto: guarda, tu devi semplicemente far capire che l'ambiente del ping pong è goliardico, quindi che quelle offese non sono l'equivalente di offese
fatte in un ambiente particolarmente serioso, ma è un ambiente di cazzeggio. Quindi io subito gli ho chiesto, ma posso quindi chiamarti Lorenz in aula? Perché il soprannome, il soprannome di Tarabia, dell'avvocato Tarabia, è Lorenz Tarabia. Noi lo chiamavamo Lorenz e lui mi ha detto assolutamente no. Gli ho detto, quindi cosa dico? Beh, mi ha detto, racconta un po', appunto, no, la non venire che è meglio. No, mi ha detto. Allora io avevo già pensato che un nostro amico di Milano, tutti lo chiamavamo Caghetta, per molti anni l'abbiamo chiamato Caghetta, e si chiamava Caghetta per approssimazioni successive del suo cognome. Cioè lui si chiamava Audagna, si chiama Audagna, fra l'altro l'abbiamo da poco recuperato, fa il taxista a Varese, sarebbe stato il testimone ideale al processo a Varese, perché è lì. Ci portava lui. Audagna. Un bel giorno è entrato al Vigorelli dove ci allenavamo, qualcuno l'ha chiamato Lasagna, e allora per un po' tutti lo chiamavano Lasagna, poi Cacagna, poi Piragna, poi Cacagna, e da Cacagna Caghetta. E quando è andato avanti 5-6 anni a essere chiamato Caghetta, finché non ha smesso, tanto che una volta mi ricordo che è entrato uno al Vigorelli, è entrato lui, e tutti a dirgli ciao Caghetta, uno che giocava da poco ha chiesto a Flavio, al King, ma perché Caghetta? E lui l'ha guardato come si guarda un deficiente e dice, perché di cognome si chiama Audagna. E poi si è rimesso a giocare. saltando tutti i passaggi intermedi, non era così chiaro il passaggio da Audagna a Caghetta. Comunque io mi ricordo che scrivevo degli pseudo-articoli allora. E ho scritto un pezzo proprio su questa vicenda, questa assoluzione. Mi ricordo che l'imputato è stato tenuto all'oscuro del tuo possibile essere testimone, perché sennò non avrebbe gradito perché non avrebbe gradito il rischio che si correva, perché probabilmente per oltraggio alla corte è vero, probabilmente. Senza probabilmente. No, invece di assoluzione gli avrebbero dato 8 anni con la condizionale. Beh, senza non condizionale. Esageriamo, per la diffamazione, 8 mesi, no? 8 mesi. 8 mesi, magari. 8 mesi, sì. Sì, però pensa che è una cosa veramente... E sempre, invece non raccontiamo niente del personaggio là in alto, in centro, con i capelli, che assomiglia molto al poeta Pettinelli di Sinigallia. Invecchiando gli assomiglia un pochettino, eh? Uno dei miei maestri sembra Pettinelli, che ha fatto cortisone, sembra. Tutto uno dei miei maestri col pop. Ascolta, avete questi pensieri strani voi su Enzo. Ma perché dei capelli così, scusa? Non lo so perché sono così, non li pettino, non faccio nulla io, i miei capelli. Non ci perché tu fai qualcosa. Li ha avuti anche peggio, Li ha avuti anche peggio di così. Vabbè, io vorrei far notare in realtà che Enzo è un genio del ping pong. Ho giocato a lungo con la sua racchetta storta. Ah sì? Sì, era proprio storta. Che entravo e mi dicevano gli arbitri, ma questa racchetta è storta? Io dicevo, l'ha inventata Pettinelli. Tanto vabbè, ero già un ex. Era già storta. Lascia passare per andare... Torce. Guarda che quest'estate vado giù, lo dico a Enzo. Ascolta, quest'estate quando vai giù, perché voi andate giù spesso, anzi tu vai giù sempre e spesso ci vediamo, si può partecipare anche agli scarsi al torneo che fanno l'imperatore di Ferragosto? Il torneo dell'imperatore di Ferragosto, fai le qualificazioni come tutti, e se ti qualifichi fai la finale con i tavoli a smontare man mano si perde, bellissimo. No, guarda, una meraviglia. Io mi ricordo che l'ho fatto e mi sono sputato in faccia da solo. Mi davo i pugni, dico cazzo, che giornata di sport, guarda,
Era l'unico torneo che faccio durante l'anno, King, di ping pong. Sì, al pensiero ero in spiaggia, dovevo correre in mare perché sennò vedevano tutti la mia eccitazione. Ecco, tu pensa. Ma pensa un po'. Va bene, vabbè, quindi insomma tutto qua, via. Questa sera che dovevamo ricordare anche un po' il pupo, abbiamo parlato solo del Gorge e nessun aneddoto del pupo. No, io vorrei solo dire a proposito del King che è qui accanto a me, di come ci siamo di fatto conosciuti come compagni di squadra. Giocavo in questo posto, la Spezia Panzeri Como. Compagni, militavamo nella stessa squadra. Un modo di dire. Compagni non va bene. D'accordo, quella roba lì di squadra. Bravi, per cui giocavo in una sala da ballo, l'Esperia Como, dove però... Sì, ma non era come adesso, se no gli facevano fare l'orso. Torce, in segreteria avevamo appeso dei quadri. Prima di tutto il quadro di tutta la nazionale ungherese mentre ritirava la Coppa nel 79 campioni del mondo. E se poi Biondo, ma che noi abbiamo giocato prima, prima del vabbè, vabbè, King, però non ti chiami King, ma non puoi interrompere sempre. Hai dai, ragione. Vabbè. Hai ragione. Forse quello allora era il quadro di Ioner. Perché me lo ricordo, il quadro di Ioner? Perché stava in segreteria. Io non avevo mai giocato insieme, io li avevo avuti solo come avversari, ma non avevo mai giocato insieme a Nazzari e Maietti, ok? Allora, giocavamo contro il Torino e su un punto della Nazza di controtop contro Astegiano, il King è andato in segreteria, ha tirato giù il quadro di Ionier dalla parete e gliel'ha portato mostrandolo in faccia alla sorella di Astegiano, che era nel pubblico, e gli ha urlato ciò fortissimo con il quadro di Ionier in mano. Questa è stata la mia conoscenza del King della Nazza a giocare a ping pong. Praticamente insieme. Ma giocavamo all'Ardisci e Spera là in alto, primo piano. Giocavamo al primo piano dove si ballava. Sì, 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 sì. Non so se si ballava. Faccio notare che siamo saliti dalla 2 alla 1 espugnando Torino nell'ultimo. Se eravamo al primo piano, siamo saliti per forza. Bravo. Ecco. Vabbè, ma tu, PT, hai giocato dappertutto, dai, anche tradito. Una volta mi hai raccontato che hai tradito il ragionier Marone andando a giocare a sua insaputa a Napoli. Dai, su. Al contrario, è lui che ha tradito me. Eravamo compagni di doppio, si è trasferito a Napoli senza avvisarmi e siccome allora non c'era internet, si poteva tesserarsi fino alla fine. Io non gli ho detto dove ero tesserato e lui quando è entrato a Napoli contro la mia squadra e le due squadre di Napoli si la giocavano per salire in A1, mi ha visto dall'altra parte. Quindi lui ha saputo che gli giocavo contro alla prima partita di campionato. È stato divertentissimo. È stato veramente divertente quella volta. Così imparerà a fare il pirla. E hai vinto. 21-19 la bella. Sul 20-19, sul 20-19, lui ha fatto un block e mi ha preso con la pallina, mi ha preso la maglietta, che era l'unica che avevamo, l'avevamo comperata a Forcella nella mattina stessa. Quindi la pallina si è bagnata, Fradicia. Una squadra un magnate lo sponsor era. Sì, allora a questo punto lui mi ha detto una parolaccia che non sto a riferire, buttami subito la pallina e smettila di riposarti. Io gli ho buttato la pallina Fradicia, lui si è chinato a fare il solito servizio a martello che non gli avrei mai preso assolutamente in quella situazione, l'ha tirato direttamente sul pubblico, perché la palla era Fradicia e non ha grippato sulla gomma. È stato 5 minuti a guardarsi la gomma e io sono andato a dargli la mano. Smettila di riposarti, ha detto. Una pallina che fra un cambio di campo e l'altro, così Fradicia, era facile fare come faceva Valder quando le facevo il top, l'asciugavo sempre. Vedi tu, vabbè. Beh, come facevano quelli di Torino i difensori che bagnavano sempre la pallina. Torce, quello lo ricordo. Cascarolo, Tosè, Madonna. Tutti. Vabbè, ma allora non c'era la telecamera, non c'era. Facevano finta di asciugarsi la fronte, bagnavano la pallina.
quindi quando tu facevi il top ti guardavi la gomma e la gomma aveva su una strisciata d'acqua, punto. Vabbè, ma, perché poi dopo sudavate, una volta sudavate molto e quindi la pallina da 38 grippava di più, ma si bagnava anche di più, capito? Bellissima. Pallina da 38 di e Marone. 7 strati di gomma di gumi holdat sulle gomme. Di Paolo. Paolo? Paolo? No, non vi sento più tanto bene. Dicevo, mi senti? Sì. Mi senti? Noi benissimo. Sì. Noi vi sentiamo. A proposito di Marone, era un personaggio veramente straordinario e lui è andato a Napoli forse per amore o l'ha conosciuta lì la moglie, Marco, come è No, successo? lui è andato a Napoli per amore, Perché quindi è tornato. praticamente... Ah, quella che io chiamavo Perfetto, lui è l'Isola delle andato a Sette Napoli per Teste, amore. quella là. Non dire cose cattive, Sì, Flavio. esatto. Comunque sta di fatto che faceva tre lavori, poverino, come poi fanno giù. E praticamente una sera è tornato a casa e la moglie gli ha detto: guarda, ti mollo. Quindi lui è tornato a Como, viveva con i suoi e cercava un lavoro. Quindi è venuto un po' dove lavoravo io, diciamo, nella nostra società, e Lavoravo. faceva il ragioniere, quindi diciamo che in attesa di una sistemazione definitiva veniva in ufficio da noi e faceva dei colloqui. E una volta è successo che l'hanno chiamato a un colloquio, lui veniva la mattina in treno a Milano e poi a metà mattinata è andato a fare questo colloquio. È tornato e ci ha raccontato il colloquio in cui c'erano 5 o 6 candidati. Il direttore del personale li ha chiamati tutti insieme in questa stanza e ha detto: ok, adesso voi siete l'equipaggio di un'astronave. Vi trovate, state Già andando quei tempi. sulla Luna, la Terra alla Luna, siete... Com'è? No, Niente. non ti sento. E No, beh, no, parla. dicevo che... Sì, vi sento Vai. male. Praticamente gli ha detto: voi siete l'equipaggio dell'astronave, dovete arrivare sulla Luna, però c'è un problema per cui perdete del carburante, siete a metà viaggio e... il computer vi dice che avete esattamente il carburante per arrivare sulla Luna, però poi non potete più tornare indietro. Oppure, se girate l'astronave, ci vuole molto carburante, rischiate di non arrivare sulla Terra. Ok, adesso decidete voi. Voi siete l'equipaggio, parlate voi, no? Cominciano a discutere quegli altri. Uno dice: no, arriviamo sulla Luna, poi cerchiamo di sopravvivere intanto che ci vengano a salvare. Nota che cercavano un contabile in questa azienda. Un altro fa: no, invece invertiamo, poi tanto a un certo punto ci spingerà l'inerzia. Dopo mezz'ora che discutevano, Marone, il Mac, che non aveva ancora detto una parola, ha detto: io volevo solo fare il ragioniere, andate tutti a fanculo. Si è alzato e se n'è andato, ok? È tornato in azienda da noi raccontandoci questa cosa e dicendo: ma quelli là sono scemi. Dopo 10 minuti arriva la telefonata di quell'azienda, hanno assunto lui, era la risposta giusta. Io volevo solo fare il ragioniere, andate tutti a fare il culo. Il primo che lo diceva veniva assunto. Ma non era E credo, facile però. forse lavora ancora lì, Marco, o no? Sì, se No, ha no, lavora al trovato una casinò. nuova compagna. Non lavora Lavora al mica al casino. casinò, Marco. Vero, sì. Prima che lo chiudessero, contabile al casinò di Campione. Fai croupier, no? Non fai croupier. Ma che croupier. Capo Vabbè. contabile, un fenomeno ragioniere. Ragazzi, allora, ne abbiamo raccontate di più in pre-live e quindi Abbiamo già possiamo, dai, dire finito. che ne abbiamo dette anche troppe, neanche Totti.
e Bobo Vieri sparano le minchiate che spariamo noi con il ping pong. E quindi posso chiudere con un aneddoto sul pupo? Sì, perché però volevo proprio salutare il pupo, guarda. Quindi allora, guarda, io non lo so quando gli altri hanno imparato la sua famosa frase. Io lo dico perché c'entra molto con il ping pong. Nell'82 ci sono stati gli internazionali d'Italia a Como. Ha giocato anche Paoletto contro Primo, questo me lo ricordo. E c'è stata questa cena finale molto bella nella quale eravamo a tavola con il pupo. Quindi eravamo il King, Jonier, Pola, quello fidanzata del pupo. Il King vero. Il King vero, Jonier. Il pupo, Pola, io. Cioè, andate a cagare, andate a fanculo, ciao. Arrivato a un certo punto, in questo tavolo da otto, il pupo mi guarda e mi fa: oh Marchì, dov'è la Lapo? E io gli dico: ma scusa, pupo, non lo so, non ho la più pallida idea, fa, andiamo a cercarla. Mi prende per un braccio, andiamo fuori e devo dire che non stavano facendo nulla, stavano conversando amabilmente, però un po' dietro una siepe, Jonier e la Pola. E fu lì che il pupo toccò Jonier sul petto e gli disse: ehi King, amici il cazzo. Perché ed è lì che io ho imparato questa meravigliosa frase dal pupo. Ecco, perché tu la ripetevi sempre questa frase qua, quindi... Però non la ripeteva neanche la figlia della nana con il King, mi guardava dal basso in alto e con presupponenza anche, no? Perché poi era anche carina, ho saputo che era anche carina la figlia della nana? Sì, dice che assomigliava a Scarlett Johansson. Ma queste qui sono cose che dice Paolo. Non so. Ma no, attenzione, che non è la figlia della nana, la nana, cioè la nana era la figlia della ah, ecco. Vabbè, ragazzi, chiudiamola qui perché dai, che dopo la Giulia deve andare a letto. Ascoltate, allora domani qui stasera ci siamo divertiti, spero che si sia divertita anche la Giulia, perché la Giulia apprezza questi aneddoti. Così un po' superficiali, però anche leggeri, tranquilli, non sempre le puntate serie che ci fanno costringere a lavorare, anzi li costringono a lavorare molto. Va bene, un saluto all'amico Bruno, che sicuramente andrà tutto bene perché è andato bene l'intervento. Un grande anche saluto. Anche a me era andato bene l'intervento, comunque vabbè. Allora, Bruno ha smesso di giocare. Bruno ha smesso di giocare le palle, Bruno. Bruno ha smesso di giocare da un pezzo, no? E non gioca con le cinesi National da 100 euro l'una, dai. E poi un caro saluto in ricordo del pupo, che non sono qui con noi Dronza e Andrea Ferrari, ma rifaremo un'altra cena a Milano. Vengo a trovarvi sicuramente, come mi ha chiesto Paolo recentemente. Come ospite ci sono sempre, Ecco, bravo. Bravo, tanto la plastica non ce l'hai neanche, dai. E niente, quindi un saluto a tutti quanti. Domani, attenzione, perché sempre verso metà giornata sarò di nuovo con voi per una brevissima diretta come quella dell'altro giorno. Quindi è molto divertente questa volta. Con ognuno di noi? Su Facebook, da solo. Ah, ok. Ok, va bene. Allora adesso ti riassorte chi deve parlare. Salutami la Sandrina. Sandrina, vieni che devi salutare. Vieni un secondo. Sei in pigiama, fa niente. Vabbè, niente. Vabbè, no, non vuol venire. La volta non vuol venire. Il gatto non è venuto. Lei è in pigiama. Va bene. Figure da cioccolataio. Potete continuare a cazzeggiare anche durante la sigla finale, perché tanto sta nella nostra indole. Ciao Bruno, siete dei cari amici comunque tutti quanti. Un saluto. Ciao camerati, ciao.